Firenze 5 Terre crollo della costa crolla sotto il cimitero di Corniglia. Una scena presa da turisti. Senza infortuni ma molta preoccupazione in Corniglia per distacco di una cresta che si è svolta. Ieri pomeriggio. I video sono andati intorno al social reti. Riprese da alcune persone che erano fuori dalla barca. La frana di alcuni grandi massi ebbe luogo in corrispondenza con il cimitero del noto villaggio della costa spezzina, con vista su un promontorio a circa 100 metri sul livello del mare. Fortunatamente, non ci sono stati infortuni. Video in più che sono andati intorno ai social network. Ripresi da alcune persone che erano fuori dalla barca. La sala operatoria dell'autorità portuale di Spezia ha inviato una barca veloce da Levanto all'area, che monitorava la situazione al tramonto, senza rilevare problemi critici in mare. Così tanta polvere, ma fortunatamente nessun danno segnalato al paese, ha spiegato il sindaco di Vernazza, Franco Villa, dato che il distacco ha avuto luogo nella parte inferiore. Ovviamente tutti mi sono venuti in mente cosa è successo a Camogli nel 2021. La rea già in passato aveva infatti attirato l'attenzione delle notizie dopo il crollo del cimitero di Camogli che ebbe luogo nel 2021. All'epoca il crollo prevedeva il cimitero, causando gravi danni. Oggi, aggiunge il sindaco, stiamo parlando di un evento molto più leggero. Il primo cittadino aveva già chiesto che l'area fosse monitorata da altre istituzioni in quell'occasione. Today, l'attenzione ritorna a quel tratto di coste che sporge il mare.